9 finali in 15 stagioni, ma dal 2003 manca l'ultimo atto, è la Benetton. 7 finali di fila, 10 negli ultimi 11 anni, una dinastia di grande basket, è la Climamio. Gara 1 di finale, il primo episodio dell'ultimo capitolo. Vuole trovare Bargnani, che di tocco, prende il tiro ed è morbido come la seta, trova il fondo della retina e con questa magata del mago Bargnani si chiude il primo quarto con la Benetton in vantaggio. Poi si arresta, scarica per Bryant che va ancora alla schiacciata e la Benetton si riprende in mano il ritmo della partita. Questa è la finale, cioè insomma si deve aspettare di tutto e credo che la Benetton adesso meriti il vantaggio. Periodo, Nicola si avvicina finché può, prende il tiro e lo mette allo scadere. Posso fare una proposta? Facciamo che la palla Bargnani solo dai 2 secondi in meno dalla fine dei 24, perché li segna con una facilità impressionante. Si può dire che la Benetton ha sbancato il Palladozza dopo 34 partite, dopo che questa squadra aveva perso solo con il Maccabi in questa stagione, perde la prima gara di finale contro la Benetton di Treviso. Siamo riusciti a vincere la prima, ma sicuramente loro verranno lì per, diciamo tra virgolette, vendicarsi e rifarsi. Sarà un'altra battaglia a Palaverde, non è stata la solita fortitudo. Prende il tiro Gipolas! Non ci credo! Ha fatto canestro da metà campo allo scadere!
sigla del meno uno, clima mio. Becirovic che prende il tiro da tre e lo mette, costringendo David Blatt a chiamare il timeout. 11-2 il parziale con il quale la Clima Mio ha aperto il terzo quarto di gioco. Sembrava quasi non se ne fosse avveduto. Allo scadere è la parola d'ordine della Benetton in questi playoff. In questa gara 2 invece abbiamo visto davvero un'immensa squadra. Dall'altra parte ce n'è una altrettanto grande che per episodi, come giustamente aveva ricordato in precedenza Riccardo Pite, per le piccole storie che compongono il grande poema di questa serie finale, ha vinto gara 2 e si porta sul 2-0 nella serie. Ovviamente la voglia ce n'è tanta, nessuno ha vinto mai uno scudetto in questa squadra, quindi abbiamo tutti una gran voglia, non abbiamo vinto niente. Ciskauskas ancora in palleggio, ultimi 9 secondi dell'azione, Ciskauskas punta l'orbe, lo batte, va al capolinea con la mano sinistra e la Benetton è a meno 1. Un altro libero assegno darebbe la tripla, ma così non è e la Benetton ha il possesso per vincere lo scudetto con un canestro da 3. Drunikolas gioca il picchero all'alto, si butta dentro, lo scarica per Bargnani che prende in tiro, non va, arriva il fischio di Sabetta che ha visto il fallo di Becirovic sul tiro di Bargnani. Attenzione, c'è Andrea Bargnani in lunetta, arriva il fischio, 3 tiri liberi per Bargnani. Riceve l'Orbeck, mette palla per terra contro Gori, fa saltare l'avversario, prende il tiro, non arriva nemmeno al ferro ed è supplementare alla Land Rover Arena.
guardate che movimento che ha fatto in allontanamento, piedi a terra una frazione di secondo, tiro di solo polso, immarcabile naturalmente. Va a segno l'ex avellinese, più 4, due possessi, quindi Benetton che deve tirare immediatamente per riavvicinarsi, ci prova Šiškauskas con 3 secondi e la mette, rimangono 2 secondi e 17 centesimi, Benetton strepitosa in questo finale di partita. Cercano l'intercetto e poi naturalmente il fallo, l'apertura è per Lorbeck che percorre tutto il campo senza riuscire a subire il fallo e la partita finisce qui. La Clima Mio rimane in questa serie finale vincendo 73-72. Abbiamo visto Marco Bellinelli mostrare lo scudetto sulla maglia, significa che bisogna lottare per portarvelo via. Sì, come hai detto tu, sicuramente lo scudetto ce l'abbiamo noi e bisogna lottare per portarlo via noi. Quindi questo è quello che volevo dire, però niente, ora pensiamo solamente a martedì e concentrati e andiamola per vincere. Abbiamo cercato di essere un pochettino più attenti perché 37 punti nostri ci stanno, ma se vogliamo vincere 35 sono un po' troppo. Proviamo a giocarla, a vincere e a rubarla dal fondo. Mortifera che dà il più 4 adesso alla Clima Mio, massimo vantaggio per la formazione di Rebeša in questa gara 4. Šiškauskas che ha un tiro da 3 e lo piazza allo scadere, ancora una volta la Benetton allo scadere, ferisce la Clima Mio 53-50 dopo 30 minuti di gioco. Diavara, il tiro da
giocate difensive di Mordente sono qualcosa di pauroso. 39 secondi, nuovo possesso della Benetton, chiamano alla calma i loro giocatori, i due allenatori a bordo campo. Zizis non trova la penetrazione contro Garris, gioca allora il pick and roll in punta con Gori, Gori porta via Garris, ma Watson rimane in lob a pescare Gori e c'è il canestro di Marcus Gori, due punti pazzeschi di Marcus Gori. Per Melinelli, ultimi 5 secondi di gara 4, un punto da recuperare per la Clima Mio, la palla finisce per terra, Diawara da metà campo, non la mette e la Benetton è campione d'Italia, la Benetton vince gara 4, la Benetton è campione, 69 a 68 il punteggio finale di una partita straordinaria, giocata da due squadre straordinarie, la Benetton merita il proprio titolo, la Clima Mio merita l'onore delle armi in questa partita. Sì, nessuno avrebbe pensato all'inizio dell'anno di essere arrivati oggi 20 giugno in questa situazione. Sicuramente siamo cresciuti pian pianino grazie all'abilità e alla capacità del coach, di sti ragazzi che hanno un cuore immenso e di tutta l'organizzazione in pratica. Questa è la vittoria di tutta l'organizzazione. Beh, pensavo allo scudetto, nessuno ci credeva quest'anno, eravamo tanto sottovalutati, abbiamo avuto tanti problemi durante l'anno, però ci abbiamo creduto fino alla fine, il coach per primo ogni giorno ce l'ha detto e è incredibile, ancora non ci credo. È vero, ho sofferto tanto, però è una gioia immensa, soprattutto vincere in questa maniera, che tutti ci davano sempre per spacciati, contro Milano, contro Roma, vince Roma. Questo erano sui giornali, era sull'opinione. Tutti quelli fuori credevano in questa maniera, noi invece ci abbiamo sempre creduto, sapevamo che abbiamo sofferto tanto e se la fortuna avesse girato un pochettino saremmo riusciti a portare a casa una cosa. E poi davanti al nostro pubblico, vincendo in questa maniera, è ancora più bello, ancora più gioia, più emozionante. L'emozione ti prende come la prima volta, quindi non... È stata sicuramente un'altra grande, bellissima battaglia da playoff e naturalmente concludere la stagione in questa maniera è un qualcosa certamente di esaltante. Insomma. Infatti lo dicevamo a telecamere spente, non avresti potuto pensare a un finale migliore per lasciare l'Italia? Beh, questo raddoppia l'emozione perché naturalmente pensare così a una scelta di vita che si fa in questo momento, a un aereo che parte, a lasciarsi dietro alle spalle tante stagioni di basket, concludere così un certo tipo di fase della propria vita in questa maniera qui è sicuramente un qualcosa che sì, ti commuove e non è facile gestire le emozioni in momenti come questo. Insomma.